Ragazzi, volevo dire che le vostre madri sono brutte. Ciao a tutti ragazzi, qua è Cuba e oggi, come dal titolo, come avreste capito, normalmente andremo a leggere qualche segreto, aspettate, segreto su, in segreto, sì, sul mio bellissimo nuovo cromato Vodafone. Di ultima generazione, shippato alla Brico, ha uno speaker di Bose che fa molta di alta frequenza, poi la videocamera da 80 megapixel, bellissimo, poi il display da fa schifo, non ho comprato i telefoni Vodafone. E poi dopo qualche segreto che leggerò in questo momento, vi dirò le news, qualche cazzata da dire per allungare il video. E vabbè, io poi vi volevo dire, io cerco le parole su questa roba, tipo ora ho cercato MILF, non è molto intelligente, lo so, però l'ho cercato. E voi sotto nei commenti, cioè scrivete qualche parola da ricercare, ovviamente. E vabbè, leggo il primo in segreto MILF. Allora, io non so leggere, non mi prendete per il culo perché non è il caso. Allora, donna no, troppo lungo. Lo cerco uno corto, eh. Tipo ad esempio, donna di 16 anni, interessante. Io amo questo telefono. L'ho verniciato con una bomboletta di RAM. No, perché. Adoro leggere. Leggo minimo 3-4 libri in un mese. Io manco uno in 2 anni, però va bene. La mia vita fa schifo. Quindi preferisco leggere. E provare emozioni. E stare con le persone di merda. Ok. Lasciamo perdere. Però non ho capito cosa c'entra questo con MILF. Però va bene. Poi, uomo di 16 anni, troppo lungo. Siccome non c'ho tanta voglia di leggere, cerco quelli corti, eh. Allora, uomo di 18 anni. Quando avevo 9 anni ho letto tutto, da cima a fondo, il contratto di licenza di un software prima di installarlo. Ha fatto bene. Non potete nemmeno immaginare la soddisfazione. Io non l'ho capito sinceramente, però. Ok. Allora, se sentite vento è colpa dell'audio, non è colpa mia. Andiamo a cercare, ad esempio. Cerchiamo Cuba. Come potete vedere, no, non funziona. Ah, io ho cercato Cuba, vediamo che esce. No, voi lo vedete come in arabo dall'altra parte, perché così non ci posso fare nulla, raga, eh. Non è uscito nulla. Comunque, vabbè, non ho letto tanto, non voglio. No, leggiamo un altro. Io cerco ora. Galline. Really, nigga? Io cerco gallina, vediamo se esce qualche cosa. Poi vi volevo dire che io ormai, sapete i miei tempi, io non ho tanta voglia, ho una pessima organizzazione per fare i video. Da quando è l'ultimo video? Aspettate. L'ultimo video è uscito, quello là dello skate, a gennaio. No, forse gennaio è un po' esagerato, però tanto io ho una pessima disorganizzazione. Sì, è così. E poi vi voglio dire che mi è arrivato un computer, questo. Anche se è vecchissimo, dell'era scorsa, del 1900, però io penso che Minecraft ci potrebbe giocare. Cioè, ci potrebbe. Cioè, funzionerebbe Minecraft, io penso, e poi con un programma di editing per editare il video. E quindi penserò di fare qualche video di Minecraft. No, aspettate, Minecraft forse non mi garba, però magari qualche gioco che posso trovare, tipo. Un gioco a caso, ci farò fare qualche video così. E poi ho comprato dei nuovi programmi per editare tipo di queste cose. Avete tutti la madre puttana. E qualcosa del genere, quindi penso di editare un po' più video, di cercare, perché io ho poche idee ormai. Però
che sono un ragazzo di 14 anni e non ho tante idee in mente. Siamo già a 4 minuti e 40 e ho già non c'ho. Di solito uno fa un video di 8 minuti e io già a 5 minuti non ho più idee da dirvi. Comunque cerchiamo. Comunque a gallina è uscito. Ah no, è dall'altra parte, scusate. No, troppo lungo. Ecco, uomo di 14 anni. Faccio vedere che ho cercato gallina. No, aspetta, ma se faccio così? A telefono, Vodafone. Quando avevo 8 anni mi faceva paura di tutto. Ad esempio, mi faceva paura la gallina. Della Repubblica di Boeing. La Repubblica di Boeing. La Repubblica di Boeing. Io ora questo ve lo devo far vedere. Guardate. La Repubblica di Boeing. Chiaramente non so se. Non so. Imparerò a fare gli screenshot dal mio iPhone 6S con la telecamera da quanti erano? Da 80 megapixel? Sono due, è già tanto. Poi, semmai farò il video con questo nuovo mio S7, shippato anche questo alla Brico. S7, eh? S7 è un gran neo che fa schifo. È rotto, mi è caduto nel cesso. Proverò ad aggiustarlo e magari. C'è differenza. Magari su questo funzionerà un po' meglio. Poi vi volevo dire che io non edito più video per un semplice motivo e mia mamma mi ha comprato il telefono, ovviamente. Io non vado ancora al lavoro. Mi ha comprato un iPhone. E no, non mi insultate, eh? Per chi dice che l'iPhone fa schifo. Me l'ha comprato, sì, fa schifo. La batteria non mi dura niente. E con questo coso qua, la batteria, cioè, no, magari forse no. Non mi pagano, per sponsorizzare l'iPhone. E non riesco a, tipo, ad aggiungere musichette, non fare, tipo, hackerare le app. Ho speso un sacco di soldi per tipo per questi effetti, per i programmi pro. Ho speso più di 50 euro, però speriamo che serviranno. Non tipo hackerare le musiche. La musica io non la posso più aggiungere, posso aggiungere quella che mi dà il programma di etica, di editing, tipo. Ad esempio questo. È vergognoso, vero? Penso che i video saranno un po' noiosi senza canzonette. Io proverò ad hackerare, però non so se ci riesco ad hackerare l'iPhone. Io al massimo so hackerare i Samsung perché io tutta la vita ho avuto i Samsung. Non mi pagano per sponsorizzare. Sponsorizzare. Che italiano. Vabbè, per questo video penso che vi ho detto tutto e vediamo se riesco a fare dei video più in avanti. E comunque dopo uscirà un altro video, perché questo deve essere video di in segreto, però non vi ho letto quasi nulla. E nel prossimo video vi leggerò e sarà tutto riferito a in segreto, va bene? Bella raga, lasciate like e ricordatevi che nei kebab non ci mettono schifezze. Vabbè, ciao raga.